Chiamo l'ultimo intervento di questa mattina, Chiara Foffano. L'importanza della voce per una comunicazione sostenibile. Grazie, ciao a tutti. Sono Chiara Foffano, sono una copy, mi occupo di scrittura digitale, scrittura creativa e comunicazione. E sono qui al Freelance Camp oggi perché sono ben 3 mesi che non bevo. Questa era una battuta che dovevo giocarmi per forza perché essendo veneta. In realtà mi spacco di mojiti e grappe e sono una veneta un po' anomala. Lunedì ho compiuto un anno, la mia partita IVA ha compiuto un anno e ho pensato, quando il Freelance Camp ho saputo che c'era questa edizione padovana, ho pensato, questa è la volta buona, mi devo buttare. Ho chiesto anche consiglio e mi hanno detto sì, buttati, va bene. Volevo solo condividere con voi alcuni valori che ho imparato quest'anno sulla comunicazione sostenibile, cioè sostenibile per noi, per ognuno di noi freelance che deve fare comunicazione del proprio brand. La prima cosa che ho imparato, il primo valore per me molto importante è l'ascolto della mia voce, ma l'ascolto anche della voce dei clienti e delle storie che mi vengono raccontate. C'è un artista che mi appassiona profondamente, mi ispira ogni volta che l'ascolto, e che tutto quello che so sull'uso della voce, che ho imparato sull'uso della voce, lo devo a lei. È un artista che conoscete tutti, spero, se non la conoscete, conosciatela. E dice più o meno così: You better think about what you're trying to do to me, yeah. Think of my love, set me free. Oh, freedom. Ovviamente 72 ottave più su lei, più giù io, si può solo imitare. E il testo di questa canzone dice tutt'altro, però ci sono queste due parole, think e freedom, che sono due parole che mi stanno molto simpatiche. Pensa e libertà. Nella mia vita professionale precedente facevo l'agente di viaggio come la cara Anna. Eccoti, quindi sono qui per un motivo, cioè non avevo molto futuro. Avevo a che fare con la comunicazione in qualche modo, perché dovevo vendere viaggi e dovevo usare delle parole chiave per finalizzare la vendita. Non ero tanto brava in realtà, ma infatti, vabbè. Erano parole di un copione che dovevo un po' recitare, no? Non erano parole veramente mie. E la mia responsabilità nell'uso di quelle parole era limitata. Quando ho deciso di diventare freelance, sentiamo molto quella componente di libertà in quello che facciamo. Però nella comunicazione ho anche molta, molta responsabilità, sia per l'uso delle mie parole, sia per l'uso di quando si tratta delle parole e delle storie degli altri. Come fare quindi per usare le parole giuste? Il mio strumento superpower è l'ascolto. Per fare il proprio brand della propria voce. Quando ho dovuto strutturare il mio sito, pensare al mio sito, perché una delle prime cose che ti dicono quando apri partita IVA è ciò, devi farti conoscere, perché se non ti conoscono non fatturi. Ho aperto il mio sito grazie a Federica Baldo e Arielle Pirona, che sono due illustratrici e graphic designer molto fighe, sono le mie amiche. Prima erano colleghe, adesso sono diventate un po' amiche. Ho dovuto pensare alle mie parole, no? Con Federica si faceva un lavoro molto sul che cosa offri, che cosa sei, che cosa vuoi dire, che è un lavoro che si deve fare ovviamente, però a me un po' stonava, mi era un po' difficile, quindi ho cominciato a pensare al come dire le cose, no? Ad ascoltare quello che era veramente l'uso delle mie parole
e sono arrivata ad aprire un blog. Prima si diceva la qualità per chi. Il mio blog è inutile, è inutilissimo, scrivo di cose comuni che non interessano a nessuno, ma in realtà è uno spazio digitale per me felice, perché è un modo, è un appuntamento felice nel mio calendario che io mi prendo per poter scrivere, ed è un modo anche per gli altri, per chi vuole, di capire come sono veramente, quindi avere l'idea di con che professionista, con che persona possono avere a che fare. Questa cosa, questa scelta di aprire un blog di questo tipo, che magari non è una furbata per qualcuno di voi, ed effettivamente non è forse una furbata, ma non importa, è legata alla scelta del dove stare, del dove essere. Siamo in un momento dove c'è molta produzione di contenuti, no? Prima si diceva anche prima con Rocco. Io ho scelto Monkey Blog, il mio blog, LinkedIn come social per coltivare delle relazioni professionali ancora sane, il freelance camp e la newsletter. Non ho altri posti, non ho altri canali, perché non era sostenibile per me. La comunicazione sostenibile deve essere anche per gli altri, no? Deve essere anche per chi legge. E poi se da lettore io vedo dappertutto la stessa persona, un po' che palle, no? Come si dice qua, mestomega, un fiantino. Vabbè, questa me la posso tirare solo qua. Scusate. E questa riflessione sul dove essere, io la porto anche con i miei clienti, a certi clienti con cui ci si può confrontare, no? Perché non è detto che tutti i posti siano utili per tutti. Il terzo valore che ho imparato questo primo anno è del chiedere aiuto, il farsi aiutare. Ho chiesto molto aiuto quest'anno e penso anche i prossimi. Però sì, se siamo qua tutti oggi, penso che insomma il freelance camp esiste per questo, per mettersi in relazione, per aiutarsi, per scambiarsi capacità, talenti e anche paranoie, quindi non, è uno spazio per il confronto e per il conforto, ecco, e questa è una cosa importante che ho imparato. Il quarto valore è quello di pianificare la propria comunicazione. No, quando lo fai di lavoro per gli altri è facile farlo per gli altri, nel senso che è il tuo lavoro. Quando però si tratta di strutturare e pianificare la tua comunicazione, la tua voce, non è proprio sempre così automatico. E anch'io all'inizio lo facevo veramente a caso. Adesso sono diventata un po' più brava, mi impegno ed è diventata una cosa che mi piace fare, perché è un modo per tenere traccia anche di quanto sto imparando, di quanto posso dire. E si lega all'ultimo punto, che è il non è vero che non hai niente da dire e non è vero che non c'è nient'altro da dire. Per aiutarmi a capire e a mantenere un filo di narrativo di me o comunque di ognuno per sé, non voglio dire sempre io, ho pensato ad una newsletter, si chiama Cartucce, è su Substack. È una newsletter che raccoglie un consiglio di lettura o di serie TV, un esercizio di scrittura e una scintilla creativa. Non dice nessuna verità assoluta, sono soltanto consigli che miei, insomma, però sono i passi che io ho fatto e che faccio e che ognuno di noi può fare durante l'anno, quindi un modo per tenere conto, per tenere traccia di quanto si impara anche dagli altri, dall'esperienza, dalla vita, dal lavoro, da tutto. Quello che mi piace della comunicazione sostenibile, quando è sostenibile per sé, è una comunicazione spontanea,
ironica, se sei ironico comunque vicina al tuo modo di essere, rispecchiabile e rispettabile e quindi il più naturale possibile. Io ho finito, sono andata velocissima, ho detto metà della roba che dovevo dire, avevo un sacco di battute che non ho detto perché non le ho dimenticate. E comunque grazie.